tocco la tua bocca. Con un dito tocco l'orlo della tua bocca. La sto disegnando come se uscisse dalle mie mani. Come se per la prima volta la tua bocca si schiudesse e mi basta chiudere gli occhi per disfare tutto e ricominciare. Ogni volta faccio nascere la bocca che desidero, la bocca che la mia mano sceglie e ti disegna in volto. Una bocca scelta fra tutte, con sovrana libertà, scelta da me per disegnarla con la mia mano sul tuo volto, e che per un caso che non cerco di capire, coincide esattamente con la tua bocca che sorride sotto quella che la mia mano ti disegna. Mi guardi da vicino, ogni volta più vicino, e allora giochiamo al ciclope. Ci guardiamo ogni volta più da vicino. Gli occhi ingrandiscono, si avvicinano fra loro, si sovrappongono e i ciclopi ci guardano. Respirando confusi, le buche si incontrano e lottano tepidamente, mordendosi con le labbra, appoggiando appena la lingua sui denti, giocando nei loro recinti dove l'aria pesante va e viene con un profumo vecchio e un silenzio. Allora le mie mani cercano di affondare i tuoi capelli, carezzare lentamente la profondità dei tuoi capelli, mentre ci baciamo come se avessimo la bocca piena di fiori o di pesci, di movimenti vivi di fragranza oscura. E se ci mordiamo il dolore è dolce, se soffochiamo in un breve e terribile assorbire simultaneo del respiro, questa istantanea morte è bella. E c'è una sola saliva e un solo sapore di frutta matura, e io ti sento tremare stretta a me, come una luna nell'acqua. Andavamo i pomeriggi a vedere i pesci, nel che della Magisterie in marzo, il mese leopardo, quello acquattato, ma ormai con un sole giallo in cui il rosso ogni giorno entrava un po' di più, del marciapiede che seguiva il fiume, indifferente ai boutiquinist che non ci avrebbero dato niente senza denaro, aspettavamo il momento in cui avremmo visto le vasche. Camminavamo lentamente, rimandando l'incontro, tutte le vasche al sole e come sospesi in aria centinaia di pesci rosa e neri, uccelli fermi nella loro aria rotonda. Un'allegria assurda ci prendeva, cingendoci alla vita, e tu cantavi, trascinandomi ad attraversare la strada, ad entrare nel mondo dei pesci appesi in aria. Tirano fuori le vasche, i grossi barattoli in strada, e fra turisti e bambini ansiosi e signore che collezionano varietà esotiche, ecco le vasche sotto il sole con i loro secchi, le loro sfere d'acqua, e che il sole mescola all'aria, e gli uccelli rosa e neri girano danzando dolcemente in una piccola porzione d'aria, lenti uccelli freddi. Li guardavamo, giocando ad avvicinare gli occhi al vetro, schiacciandovi il naso, facendo infuriare le vecchie venditrici armate di reti per cacciare farfalle acquatiche. E capivamo sempre meno ciò che è un pesce. Seguendo la via del non comprendere, andavamo avvicinandoci a loro che non si comprendono. Attraversavamo le vasche, arrivavamo vicino come la nostra amica, la venditrice del secondo negozio, venendo dal Pont Neuf, che ti disse «L'acqua fredda li uccide». È triste l'acqua fredda, ed io pensavo alla cameriera dell'albergo, che mi dava consigli per una felce. Non la innaffi, metta un piatto pieno d'acqua sotto il vaso, così quando vuole bere, beve, e quando non vuole, non beve. E pensavamo a quella cosa incredibile che avevamo letto, che un pesce solo nella vaschetta diventa triste, e allora basta mettergli uno specchio e il pesce ridiventa contento. Entravamo nei negozi, dove le varietà più delicate avevano vasche speciali con il termometro e i vermicelli rossi. Scoprivamo, fra esclamazioni che rendevano furibonde le venditrici, più che certe che non avremmo comprato niente a 550 franchi al pezzo, i comportamenti, gli amori, le forme. Il tempo era deliquescente, qualcosa come cioccolata finissima o pasta d'arancio della Martinica, in cui noi ci ubriacavamo di metafore e analogie, cercando sempre di penetrarvi. E quel pesce era un perfetto giotto, ricorderai, e quei due giocavano come cani di giada. Oppure un pesce era l'esatta ombra di una nuvola viola. Scoprivamo come la vita si insedia in forme prive di terza dimensione, che spariscono se si mettono di taglio o lasciano appena una piccola riga rosata, immobile, verticale, nell'acqua.
Un colpo di pinna e mostruosamente eccolo di nuovo là, con occhi, baffi e pinne, e qualche volta uscendogli dal ventre e ondeggiando un nastro trasparente di escremento che non finisce mai di staccarsi, zavorra che all'improvviso li situa fra noi, li strappa alla loro perfezione d'immagini pure, li mette a repentaglio, per dirla con una delle grandi parole che tanto usavamo da quelle parti e in quei giorni. Da Rue de Varennes presero Rue Vanneau. Piovigginava e la maga si appese ancora di più al braccio di Oliveira, si strinse il suo impermeabile che sapeva di minestra fredda e Tienne e Perico discutevano una possibile spiegazione del mondo tramite la pittura e la parola. Annoiato, Oliveira passò il braccio attorno alla vita della maga. Anche questo poteva essere una spiegazione, un braccio che cinge una vita sottile e calda. Camminando si sentiva il movimento lieve dei muscoli come un linguaggio monotono e persistente, una berlizza ostinata. Ti amo, ti amo, ti amo. Non una spiegazione, verbo puro, amare, amare. E poi sempre la copula, pensò grammaticalmente Oliveira. Se la maga avesse potuto capire come all'improvviso l'obbedienza al desiderio lo esasperava, inutile obbedienza solitaria, aveva detto un poeta, così tiepida la vita, coi capelli bagnati contro la sua guancia, l'aspetto a Toulouse-Lautrec della maga per poter camminare rannicchiata accanto a lui. In principio fu la copula. Violare e spiegare, ma non sempre viceversa, scoprire il metodo anti-esplicativo. Forse quel ti amo, era il mozzo della ruota. E il tempo. Tutto ricomincia, non c'è assoluto. E poi bisogna riempire lo stomaco e vuotarlo, tutto ritorna in crisi. Il desiderio ogni alcune ore, mai troppo diverso, e ogni volta un'altra cosa. Incanno del tempo per creare le illusioni. Un amore come il fuoco, ardere eternamente nella contemplazione del tutto. Ma subito si cade in un linguaggio smisurato. Spiegare, spiegare, borbottava Etienne. Se non nominate le cose, neppure le vedete voi. E questo si chiama cane, e questo si chiama casa, come diceva l'uomo di Duino. Perico, bisogna mostrare, non spiegare. Dipingo, ergo sum. Mostrare cosa, disse Perico Romero, le uniche giustificazioni del fatto che siamo vivi. Questa bestia crede che non esiste altro senso che quello della vista e le sue conseguenze, disse Perico. La pittura è ben altro che un prodotto visuale, disse Etienne. Io dipingo con tutto il mio corpo. In questo non sono tanto diverso dal tuo Cervantes o dal tuo Tirso, non so più cosa. Quello che non mi va giù è la mania delle spiegazioni, il logos inteso esclusivamente come verbo. Eccetera, disse Oliveira di cattivo umore. A proposito di sensi, il vostro sembra un dialogo fra sordi.